Intanto buonasera a tutti, non mi aspettavo così tante persone, pensavo 3-4, compreso io. E ci sono anche probabilmente degli amici da Lavilug e da Grappalug, forse. E, queste serate amministrare Linux sono state un po' forzatamente volute da questo gruppo sparuto di persone che compone il direttivo. È appena arrivato un importante. Sarebbero serate di approfondimento per utenti normali di Linux, quello che alla fine siamo più o meno tutti quanti, non siamo amministratori, nessuno dei redattori di queste serate è un po' professionista dell'amministrazione dei sistemi, o almeno non ancora abbiamo ospitato serate tenute da professionisti del settore. Ma potrebbe essere prossimamente un nostro ospite. E le serate hanno come scheletro portante un volume che ha scritto un certo Simone Piccardi, che è un amministratore di sistemi. È un libro abbastanza grosso che contiene un po' un percorso razionale dalle basi teoriche di come è fatto un file system, che è l'argomento della serata precedente, un file system Linux in particolare, e fino alla gestione dei servizi, dei processi, dell'hardware, che faremo molto lentamente prossimamente. E questa seconda serata è relativa alla sconosciuta pratica del backup, sconosciuta per vari motivi. E tecnicamente non è il secondo argomento di questo volume, è un po' più avanti, viene considerata una attività di amministrazione vera e propria più che una teoria sul funzionamento. Io l'ho voluta fare subito dopo la serata di Giuseppe, che dopo ci aiuterà col file system, forse se vuole, perché reputo sempre importante fare un backup per vari motivi. Quindi ecco, comincio un po' a introdurre questo argomento. La serata sarà un po' sulla teoria dei backup e mostrerà alcuni degli strumenti che si possono utilizzare, che meriterebbero tutti quanti un approfondimento specifico di una, ma anche due, tre serate, cioè ogni argomento sono molto vasti, non sempre interessano così approfonditamente da conoscerli alla perfezione, per cui ho impostato la serata in modo che fosse semplice da seguire. Innanzitutto la definizione di backup, che spesso è un po' così. Il significato letterale di backup è riserva, sostituto, in termine militare il rinforzo, il sostegno a una truppa o qualcosa del genere. In informatica viene comunemente tradotta come una coppia di riserva o di sicurezza, magari meglio di sicurezza. Quindi, innanzitutto cito un amico che è Andrea Zarotto del Grappalo, che in una serata sul recupero dei dati ha definito il backup come un mostro di Loch Ness di cui tutti ne parla e nessuno l'ha mai visto. Ora, la sua serata era relativa al recupero di dati su partizioni NTFS, in questo caso stiamo parlando di backup tipicamente in file system Linux, e poi vediamo perché è un po' particolare. Il backup è una cosa di cui abbiamo spesso bisogno tutti quanti. Un'altra citazione che mi piace così citare è che il mondo digitale in particolare si divide in due: chi ha già perso i dati e chi li perderà. Probabilmente ci sono qui persone che hanno già perso i dati e che li perderanno di nuovo. A me è capitato più di una volta di fare un backup in maniera sbagliata e perdere dei dati. Fortunatamente non era l'unica coppia di sicurezza, perché a livello informatico tendiamo a essere qualche volta paranoici, cioè basta una coppia di sicurezza, ma forse no, si rovina anche la coppia, allora ne facciamo 2, 3, 4 coppie in posti diversi, in supporti diversi, ma fin lì non c'è più, non c'è fine a questa paranoia poi. Quindi
lo scopo principale di un backup, continua a saltellare, lo scopo principale di un backup è principalmente di mettere al sicuro i dati, qualsiasi dati che, di cui abbiamo necessità o, che, o a cui teniamo, per cui è piuttosto soggettivo di cosa fare il backup. Bisognerebbe pensare a perché facciamo il backup e perché mettiamo al sicuro dei dati e da cosa. Questo genere di digressione fa in modo da far capire quale strumento di backup è migliore per il tipo di backup di cui abbiamo in mente. Più tardi potremo anche alcuni esempi. E quindi assicuro da cosa? Possono esserci varie ragioni per cui è necessario fare un backup, tipo un disastro naturale, ovviamente un terremoto, un incendio, un'inondazione, un allagamento comporta il pensiero che la tua copia di backup non dovrebbe essere dove è il tuo dato originale, ma in un posto più sicuro o molto distante o in più posti più sicuri. Se poi pensiamo che in tutti i posti ci sia un disastro naturale che distrugge il pianeta, forse fare il backup non è più il nostro problema, insomma. E quindi dobbiamo proteggere i dati da disastri naturali che possono distruggere i dati distruggendo i nostri supporti, da attività umane, Simone Picardi le cita in una maniera solo, io mi sono sentito di spezzarle in due tipologie di attività umane, cioè quelle attività umane che sono legate a distrazioni che danneggiano l'hardware che ci capita di avere in mano, tipo mettiamo la disca al contrario sugli spinotti, che mi è capitato di mettere, ma non una disk, ma era una scheda di memoria su una fotocamera, distruggendo la scheda madre della fotocamera. E attività umane di tipo 2, tipo distrazioni che ci fanno perdere i dati, come è successo a me, facendo il backup nel senso sbagliato del backup, tipo ho i dati originali da una parte, i dati di backup dall'altra e faccio il backup del backup sui dati originali, perdendo tutta la differenza da lì a quel momento. Adesso sono uno che fa la copia di sicurezza almeno una volta al giorno, per cui ho perso un giorno, mi capita di farla anche 3-4 volte adesso. Però è una copia di sicurezza, non esattamente un backup, poi vediamo anche cosa vuol dire. Ci sono anche talvolta errori del software, dato che comunque è scritto da esseri umani, può essere scritto in maniera non precisa e non consentirci di essere assolutamente certi che il software faccia quello che abbiamo in mente noi, e più delle volte è un errore umano comunque. E anche dei guasti hardware, può capitare che le cose si rompono, gli hard disk sono tradizionali, sono organismi meccanici che si consumano, si danneggiano, hanno una vita generalmente più lunga dei nostri dati, perché tendiamo a cambiare hardware più frequentemente che non a perdere dati per via del cambio dell'hardware e cose del genere. Quindi, buonasera, ti ho appena citato su una slide, ma poi mi riprenderai, infatti ho detto strano che non abbia scritto qualcosa su me. No, proprio. E backup, quindi, è una copia di sicurezza, però è semplice fare una copia di sicurezza, prendo i miei dati, foto, se sono foto, documenti, quello che sono i miei dati o quello di cui voglio fare il backup e lo copio da un'altra parte. Posso prendere la cartella dal file manager e copiarla da un'altra parte, ho fatto una copia di backup. È il metodo più efficiente? No, probabilmente non è il metodo più efficiente fare copie da una cartella all'altra. Innanzitutto perché abbiamo bisogno che il backup sia, io ho scritto come prima caratteristica completo, ma in verità forse la prima caratteristica è automatico, perché dovremmo impostare una strategia di backup e poi fare in modo che questa strategia abbia il suo corso e che ci mantenga questa copia o queste copie di sicurezza accessibili in un momento in cui potremmo averne bisogno e non siamo riusciti a evitare il momento di averne bisogno. Dovrebbe essere sempre ripristinabile, perché è banale, ma un backup che non, che non può essere letto o che è non interpretabile in qualche maniera
è assolutamente inutile. Nel libro c'è un aneddoto per cui un analista di un sistemista aveva una sua strategia di backup che consisteva nelle copie multiple dei dati a intervalli ed orari su nastri, supporti magnetici che in teoria sarebbero ancora il sistema più conveniente dal punto di vista economico e di gestione di un backup, diciamo, tradizionale. Faceva un sacco di queste copie e succedeva che le trasportava in un luogo sicuro per evitare una di quelle cause di disastro naturale. Sposto la copia di sicurezza in un luogo diverso dal file originale, da dove sono i dati fisicamente, proprio un altro edificio, un altro computer, un altro posto. Li spostava in macchina, aveva i sedili riscaldati, come dovrei avere anche io, ma non funziona. E l'elettronica di questi sedili riscaldati si ha scoperto poi che danneggiava le copie di backup, per cui una cosa fondamentale è assicurarsi che il tuo backup contenga i tuoi dati e che non sia un file illeggibile. Ad esempio, fare copie di backup di qualcosa su un DVD è sostanzialmente un errore, perché di fatto non sappiamo la durata di un supporto tipo DVD. Sappiamo di sicuro che un CD non ha una così gran durata. Io ho delle foto stoccate su CD che non sono più leggibili, o non sono in parte leggibili. Fare le copie su un supporto magnetico potrebbe essere più o meno conveniente dal punto di vista economico e anche di praticità della gestione, ma può danneggiarsi anche il supporto magnetico. Un disastro naturale di tipo umano ma anche non umano potrebbe essere una emissione di un'onda di un impulso elettromagnetico per, che so, un'esplosione atomica, e lì danneggia quello che è contenuto dentro un supporto magnetico completamente, per cui forse abbiamo altri problemi dopo in quel contesto lì, in quel scenario lì. Però conosco persone che fanno le copie di backup dei virus che trovano sui supporti, fai il backup di virus, però il backup è soggettivo, cioè di cosa vogliamo fare il backup. Per cui è importante che si venga pianificata una strategia di backup che comporta una serie di scelte, tipo innanzitutto dobbiamo definire di cosa vuoi fare questa copia di sicurezza. Quindi dobbiamo fare un controllo di quanto occuperà questa copia di sicurezza, perché dobbiamo decidere dove farla. Ad esempio, vogliamo fare le copie di sicurezza dei file di configurazione in una cartella home tradizionale di un utente Linux, e probabilmente non saranno decine di terabyte di spazio occupato, potrebbe essere necessario anche solo un giga, anche 100 mega. Per cui ci basta un giga per fare una copia di backup, benissimo, potremmo decidere di fare una copia di backup su un DVD, ad esempio, che abbiamo appena visto che non è proprio la migliore delle soluzioni, però magari su un DVD no, ma su 2, 3, 5 DVD uguali sì, dobbiamo decidere. Dobbiamo decidere anche con che frequenza fare i backup, perché in maniera più tradizionale e per grosse quantità di dati, all'oggi è ancora piuttosto efficiente fare i backup sui nastri. Adesso sembra una cosa da War Games degli anni 70-80, ma in verità un nastro è estremamente conveniente per realizzare un backup, perché può contenere una parte di file system. In Linux si usa un programma per fare questa cosa, si chiama TAR, che significa Tape Archiver, ha delle caratteristiche che poi accenniamo perché ne ha decine, che mi sono anche tutte sconosciute, alcune, quasi tutte, ma non diciamolo. Per cui è inutile fare un backup ogni 5 millesimi di secondo se il nostro backup impiega 8 ore a essere registrato nel supporto che abbiamo deciso di utilizzare, che potrebbe essere un'unità di rete, un servizio di un file hosting esterno
al nostro paese, al continente, anche fuori, non so, su un satellite. È inutile, per cui dobbiamo decidere cosa di cui fare il backup, ogni quanto fare il backup, anche in funzione di quanto occuperà questa copia di sicurezza, e decidere dove fare il backup, appunto perché dobbiamo essere sicuri che se noi vogliamo fare una copia di sicurezza di un file system che occupa di una serie di porzioni del file system che occupa, non so, un terabyte, possiamo fare il backup su una disk da mezzo terabyte, perché tanto non ci starà, non verrà mai concluso, avremo un backup parziale e magari per uno dei motivi di prima dovremmo accorgerci che questo backup è parziale, quindi essere sicuri di poterlo ripristinare. Per essere sicuri di poterlo ripristinare, intanto bisogna ripristinarlo e fare un'analisi delle due cose. Bisogna utilizzare un sistema che ci renda sicuri di poter ripristinare i dati che volevamo copiare e tenere al sicuro siano tutti dove abbiamo deciso di metterli, e che il meglio sarebbe che questo backup fosse automatico, perché una volta impostato dovresti dimenticartene. Dovresti, perché in teoria il backup nella migliore delle ipotesi è inutile, cioè a quanto serve una copia di sicurezza se non perdi mai i dati, cioè quei dati non erano mai danneggiati, non serve niente, ma quella volta che hai bisogno di alcuni dati e scopri che non ci sono più e quelle cose erano, non so, una ricerca su una fonte di energia pulita, avevi risolto un problema del pianeta e l'hai perso per un backup, cioè non, gli altri non ti faranno male, ti arrangerai tu a farlo, perché è folle, insomma. Per cui scegliere di cosa vogliamo fare il backup può essere le ricette della nonna scansionate, perché ci sono care quelle cose lì. Quindi ognuno deve decidere di cosa fare il backup. Poi ci sono delle linee guida che, tutto sommato, siamo utenti simili, anche se con interessi diversi, potremo ricadere tutti in piccole zone di interesse comune. Quindi ognuno il suo. Principalmente bisognerebbe distinguere se il nostro interesse è fare un backup di alcuni file nostri o ad esempio di nostri clienti. Tipo, siamo un amministratore di sistemi, abbiamo dei clienti che utilizzano dei servizi che noi forniamo su dei server o su dei server virtuali, e quindi dobbiamo sapere cosa produce i dati che vogliamo fare, di cui vogliamo fare la copia di sicurezza. Quindi la prima cosa è stabilire, appunto, di cosa fare il backup. Ad esempio, vediamo se ho fatto degli esempi. Sì, ho fatto degli esempi. A sinistra ho messo le cose che in genere un utente desktop deciderà a mettere al sicuro. A destra delle cose che non è detto che ha un utente desktop interessi così tanto mettere al sicuro. Ad esempio, vogliamo mettere al sicuro i dati che abbiamo prodotto durante il nostro lavoro, che può essere anche un hobby questo lavoro, però abbiamo prodotto delle cose, possono essere del codice sorgente se sei un programmatore, delle foto elaborate, degli script se sei un amante degli script e ne fai tanti e ci studi e ci lavori e li provi e impieghi un sacco di tempo. Ecco, è questo sacco di tempo che vogliamo mettere al sicuro facendo un backup, perché potrebbe essere che noi riusciamo a ricostruire i dati rifacendo il lavoro che abbiamo fatto per produrli, però può essere veramente tantissimo tempo, tantissimo lavoro, e quindi va protetto, e quindi non occorre proteggere, ad esempio, dal mio punto di vista, l'installazione di un sistema operativo, perché di fatto ci mettiamo talmente poco tempo che, parlo a livello desktop naturalmente, non è che sto dicendo il sistema operativo di un server che fa un servizio e che questo servizio è usato da clienti. Ad esempio, ci vuole poco tempo a installare un sistema, a installare i programmi, potrebbe volerci più tempo a configurare i programmi installati, e allora magari conviene
fare backup dei file di configurazione, le personalizzazioni dei programmi, più che un programma che gli fai file eseguibili o questo genere di cose. Cioè un equilibrio sulla scelta di cosa fare il backup e del motivo per cui lo facciamo. Questo è soggettivo e quindi... Durante queste settimane che precedono questa serata ho letto diverse cose sul backup e ho scoperto che in verità non è che esiste un solo backup, esiste innanzitutto un backup completo. Il backup completo esiste sempre in tutte le altre categorie di backup perché contiene l'intera serie di dati che vogliamo proteggere. Poi esiste una cosa che si chiama backup incrementale, che è un backup che mette al sicuro, a partire da un backup completo, i dati, i file, le cose che abbiamo deciso, che sono state modificate a partire dall'ultimo backup completo. Dall'ultimo backup completo o dall'ultimo backup incrementale, nel caso in cui facciamo una serie di backup incrementali, che poi ho fatto una piccola immagine. E il backup differenziale invece è una specie di backup incrementale che però prende come origine un backup completo. Adesso sembra una roba strana, ma adesso faccio un esempio. Un backup completo è semplice, è una scelta di cartelle, file, documenti, un file system, ed è una copia di sicurezza di questi dati, che a seconda dello strumento può essere una copia compressa oppure no, su un supporto ottico, su un supporto magnetico, su un supporto, un file hosting esterno al computer, qualsiasi cosa. Un backup incrementale è un backup che parte da un backup completo, quindi ho dei dati originali, da qualche parte nel posto dove ho deciso di fare il backup ho un backup iniziale completo, cioè tutti i file di cui io voglio fare la propria sicurezza sono dentro quel backup lì, mettiamo che sia un file, un unico file. Il backup incrementale è una copia dei soli file modificati a partire dal backup completo nel caso di A, oppure il backup e i dati modificati a partire da A nel caso di B nella slide. Quindi cosa vuol dire? Che il primo backup completo, mettiamo che occupi un terabyte, e il secondo backup completo, se è incrementale, cioè il punto A, contiene solo i file che sono stati modificati a partire dal backup completo. Ad esempio, abbiamo una serie di immagini e questo è il nostro file originale, il nostro file system originale. Lo backupiamo in una posizione e abbiamo le stesse immagini dentro la destinazione. Il backup incrementale di quel primo backup lì è magari la singola immagine che ho modificato e che non è uguale al primo punto precedente. Non è una roba difficile. Mettiamo che lo stato arancione sia lo stato del backup di lunedì. Il backup di martedì non contiene tutto il contenuto del backup di lunedì, ma solo le differenze che da lunedì ci sono state a martedì. Magari sono solo due file, magari sono 2 miliardi di file. Occuperà quello che servirà per contenere queste differenze. Martedì, mettiamo che sia B, abbiamo un altro singolo file modificato, verrà copiato solo quel file lì, che è diverso dal punto A, cioè backup iniziale, backup di lunedì. Di martedì ho le differenze tra lunedì e martedì, di mercoledì ho le differenze tra martedì e mercoledì e così via. La differenza con backup differenziale, che è sia così grandissima, però sostanzialmente sì, è che lunedì faccio il backup, martedì faccio il backup delle differenze a partire da lunedì, mercoledì faccio il backup delle differenze a partire sempre da lunedì e così via. Quindi mi troverò che se devo ripristinare per una calamità naturale il mio backup di giovedì, dovrò intanto essere sicuro che il backup di lunedì funzioni,
ma questo diciamo che lo abbiamo per scontato perché la nostra strategia prevede una verifica di questi file. E il singolo file che del giorno che voglio ripristinare, non devo passare attraverso ogni stadio come succedeva nel backup incrementale puro. Quindi probabilmente un backup incrementale normale potrebbe potenzialmente occupare più spazio che un backup forse non è una questione di spazio, però cioè mettiamo che in un backup incrementale io ho il backup iniziale e il solo giorno di giovedì, io martedì e mercoledì non posso ripristinare nulla perché ho perso quei file lì, perché il mio hard disk era stato appoggiato sul sedile del Fiat che sto guidando, che ha un campo elettromagnetico che mi ha distrutto l'hard disk e io non posso recuperare neanche tutti i backup successivi. È poco efficiente, però diciamo che ha i suoi vantaggi nel fatto che probabilmente occupa meno spazio. Molto più veloce forse. È probabilmente più veloce. Ah sì, perché le differenze tra A e B è probabile che siano meno di quelle tra il backup completo e B. Per cui vari tipi di backup che potrebbero essere tutti utilizzati all'interno di una propria strategia di backup. Quindi abbiamo parlato di backup fin adesso e adesso diciamo una cosa che non è propriamente un backup, ma è una copia di sicurezza. Sono uno di quelli che ha un portatile e anche un file, un computer fisso, lavoro più frequentemente nel computer fisso, ma qualche volta ho bisogno di spostarmi e ho bisogno di avere tutto quello che è il mio lavoro all'interno di un dispositivo mobile tipo un computer portatile. Quindi quello che faccio io di solito è una sincronizzazione di cartelle, cioè io ho un file system originale e in un altro posto, ad esempio un disco esterno, in questo caso è questo disco esterno, una copia sincronizzata dei file originali. Per cui, questo forse è un po'. Per cui, quella è una sinfonia di cartelle. Poi, mettiamo che io voglio fare una copia di sicurezza del mio sistema operativo funzionante perché ci ho messo un sacco di tempo a configurarlo bene, far andare la stampante plotter, far andare la stampante 3D, il plotter laser, lo scanner 3D che ha fatto Stefano, la stampante 3D fatta con le sue mani da Dario, cioè ci vuole un sacco di tempo a far andare le cose bene, magari ho bisogno di un sacco di file di configurazione e ho anche bisogno di essere sicuro che se, dato che mi piace smanettare sul computer un po' troppo, ogni tanto magari faccio delle stupidaggini e danneggio qualcosa del file system. Non sono un sistemista e non riesco a capire cosa ho danneggiato e andare a correggerlo. Quindi ho voglia di fare l'immagine del disco. L'immagine del disco viene fatta con un software che fa anche con software, ad esempio questo è Cronzilla, è una copia di sicurezza di tutto il file system che contiene un hard disk, o meglio Cronzilla fa la copia bit per bit di dischi, partizioni, integralmente il disco, solo una partizione, come si vuole, per cui io potrei dire benissimo, io ho tutto configurato, tutti i programmi che funzionano, ho VirtualBox con le 34 macchine virtuali che opero di solito, tutto installato, perfettamente funzionante, con una quantità di cose che non so neanche dove ben scrivere perché ho fatto cartelle condivise, pezzi di hard disk che vanno montati, ho un casino pazzesco, hard link sparsi per tutto il file system e voglio fare un'immagine di quel disco lì, in modo che se quel disco lì, poverino, si incendia, lo prendo, lo sostituisco con un altro disco uguale, ci ripristino l'immagine e vado avanti come se non fosse mai successo niente. Di fatto, io personalmente, una volta che ho finito di configurare il computer e che mi ricordo di farlo, faccio un'immagine del disco così sono a posto. Poi, siccome Linux funziona bene, non c'è così tanto bisogno di
fare copie di sicurezza. Faccio almeno, va bene. Installare il sistema, i programmi, abbiamo visto che non è così impegnativo, non è quello che bisogna proteggere, che non conviene proteggere, quindi... Però ecco, è un backup all'immagine del disco fatta da Mozilla. Non è propriamente un backup perché intanto non è automatico. Intanto non lo puoi fare da computer acceso. Non è che stai lavorando su il tuo sito internet col computer, non stai lavorando sul tuo CAD, non stai facendo un documento, non stai facendo qualcosa mentre fai l'immagine del disco, perché Mozilla è sostanzialmente una distribuzione live basata sul tuo Debian, a seconda delle versioni, che non fa altro che analizzare il disco, vedere che partizioni ci sono dentro questo disco e creare una copia di tutta quanta questa cosa qua dentro una destinazione che non sia lo stesso disco. Infatti non puoi fare il backup con Mozilla della tua installazione dentro il disco di installazione. Tu fai partire questa live dal disco, intanto già è una live perché da un CD. È una live perché deve poter leggere il file system mentre non è montato per funzionare. Per cui questo è uno strumento che, di cui abbiamo fatto una serata l'anno scorso, ad esempio. Non è propriamente un backup, però è una copia di sicurezza, per cui se vogliamo è un backup. C'è una cosa che mi ha segnalato questo signore qua, Alessandro, che non conoscevo, sarà perché non l'ho avuto, non sto scherzando, che è un programma, ho un'occhiata, fa quello che chiamiamo... Prego Andrea. Non ho capito quando dici con i programmi di backup. Nel senso che... Sì, no, prima avevo definito, dopo ti faccio vedere le slide. Sì, nel senso, backup in quanto tale è una copia di sicurezza, per cui sì, è un backup. Però poi ho detto, ma un vero backup è automatico, è automatico. Sì, è vero, perché ad esempio, se tu in questo momento mi domandi, ma tu che stai, ci stai rompendo le scatole, fai backup. Secondo per installare, no, io faccio una copia di sicurezza di due cartelle e le sincronizzo. Di fatto sono quello che ha perso e che forse perderà di nuovo i dati, spero no, però facendo la copia di sicurezza e sincronizzando le cartelle nel senso opposto. Fortunatamente faccio il backup spessissimo, nel senso una volta, due, anche al giorno, ogni volta che mi viene in mente. In una di queste volte è capitato che ho girato una cosa che la faccio vedere, file nel senso opposto, schiaccia, ma come non c'è il file? Ma appena fatto controlli in tutte e due le destinazioni non c'è più il file, perché da stupido hai fatto sta roba. Ecco, il backup in verità automatizzato ti consentirebbe di avere stati temporali distinti di tutti i file di cui hai deciso di fare il backup, sempre che tu abbia deciso correttamente di fare il backup, ma è per questo che la chiamano strategia, la devi definire. Quindi un backup incrementale ti permetterebbe di dire lo stupido sottoscritto ha fatto il backup sbagliato e ha ripristinato dei dati di giovedì, però anche quelli di venerdì, sabato e lunedì dopo, e recupero quegli altri e sono a posto. Alessandro mi aveva segnalato questo programma che non conoscevo di fatto e che fa quello che chiamiamo punti di ripristino su Windows, ad esempio, e lo fa più o meno la stessa maniera, cioè ha una particolarità, fa degli snapshot del sistema senza inserire in questi snapshot i dati dell'utente. Per cui che si possa fare? Sì, ho visto anch'io che puoi inserire cose personalizzate. Come lo fa? Come anche altri sistemi di backup, fa degli hard link, che qui Giuseppe sa tutto sugli hard link, che in sostanza sono i file, ma non sono i file, ma poi Mario riapriamo questa parentesi, lo faccio dopo. Usa questa tecnologia che è tipica di file system ETH3 a partire da credo, sono sicuro,
tu lo sai forse. Non so. Credo è Apex 3, Apex 3. Sì, a partire da in avanti. Cosa che ad esempio un file system NTFS non avrebbe propriamente, nel senso. Cioè sì. È che non puoi farsi più usare Windows. Sì, perché volevo dire questa cosa poi del backup. A me è capitato ad esempio di fare un backup, pensavo di averlo fatto, no, l'avevo fatto su un file tar, avevo fatto una cartella, ho fatto un file tar, un tabular, di una cartella semplice, solo una cartella, solo col comando, senza una struttura dietro, uno script o qualcosa. Poi sono andato su un computer di un collega che purtroppo ha il Windows e tu non vedi questo backup, non riesci a, ammesso anche che tu riesca ad aprire questo tar, non riesci, cioè non è compresso, è un tar semplice, perché la particolarità di quello strumento lì è che fa un archivio ed è nato per fare l'archivio su un disco, su un nastro, fa un archivio contenente la struttura del file system di quella che hai deciso di fare, per cui utenti, permessi, gruppi, data di creazione dei file, di modifica, di creazione, sì. Non sono sicuro che la chiamo così, sì, insomma, di ultima modifica del file, di lettura, tutte queste informazioni dentro a questo file. Tu cerchi di espanderlo su un file system che non contiene questi dati, tipo un file system Windows oppure un'altra cosa, e non leggi un backup di un file system Linux in un file tar in un sistema che non manipola, che non gestisce questi dati. Per cui è interessante, a me è capitato, non funziona questo file, cancella il file. In verità è da dove eri che non lo leggeva. Ci fa questa operazione qua, fa la copia di sicurezza fa uno snapshot del file system senza i dati personali, ma con la possibilità di metterli dentro all'interno di uno script praticamente, che lui esegue a intervalli regolari che tu puoi impostare. Ma questo potrebbe non essere quello di cui abbiamo bisogno, nel senso, noi abbiamo bisogno di proteggere i dati perché abbiamo deciso che installare il sistema e i programmi in verità è veloce, non abbiamo bisogno di molto tempo per ripristinare l'installazione. Quello che adopero più frequentemente è RSync, che è un programma che c'è in tutte le distribuzioni, credo anche nella Scratch diretta senza. È un programma che in sostanza sincronizza una cartella, sincronizza un punto del file system in un altro posto. È nato per ottimizzare la copia in sostanza di questi file da un'altra parte, specialmente attraverso la rete, quindi in un posto tipo in un'unità di rete, in un NAS, piuttosto che in un server che ha un servizio di file server. In particolare io adopero l'interfaccia grafica, che è quella che mi ha introdotto i vari errori di cui parlavo prima, cioè qua non è impostato niente, fortunatamente. È semplice, RSync avrebbe questo, andiamo a chiusurlo così. RSync è semplice, se non conosciamo bene il comando, io non conosco bene completamente bene tutti i comandi in sostanza. Sì, non è complicato, però se non sappiamo come facciamo l'approccio, l'interesse di queste serate è darvi l'approccio, usiamo la guida, cioè guardiamo le istruzioni di questo comando, perché non è che nasciamo sapendo cosa fa RSync. Quindi come facciamo? Facciamo il comando man, che sta per manuale, e diamo il comando. Perché non fa? Ok. Facciamo invio e abbiamo il manuale del programma, che ti dà un'indicazione per questo e per tutti gli altri programmi, comandi, programmi.
ti dà delle indicazioni su cosa fa il programma e come si usa, qual è la sintassi. In particolare la sintassi, vediamo che è un po' tagliata qua, come si adopera. Beh, si dà rsync, origine, cioè opzioni, origine e destinazione in sostanza, non è che sia complicato. Ci sono una serie di opzioni, una serie di opzioni. Ad esempio ce n'è una che non comprendevo il significato di questa opzione. C'è un'opzione che ti permette di dire al programma di non uscire dal file system. Io non capivo bene cosa significava questa cosa e ho capito dopo. Io nel mio computer ho un hard disk dove c'è il sistema, dove ho indicato delle cartelle di punti di mount dove monto altri hard disk, magari dove monto risorse dirette, tipo una cartella di un NAS, la cartella di un altro computer, una cartella remota dentro un altro ufficio con un'altra cosa. E quindi io ho tipo la cartella, mettiamo, non è nel mio caso, però mettiamo che sia home, che contiene la cartella, la chiamiamo destinazioni, sembra una cosa profetica, ma insomma, punti di mount, gli do quel nome lì, e lì monto le varie cartelle dove gli do il punto del NAS, l'altro computer, una risorsa, forse anche il Google Drive, non sono sicuro del se si usa e gestisce. Sì, ad esempio, questo è lo faccio per via grafica perché è più facile da capire. Ad esempio, qua non si vede tanto, si può fare, si può dire no. Anche, però no di qua. Ostia. Scusate, mi ha mangiato la sorpresa. Ad esempio, questo è una distribuzione Linux con GNOME come sistema grafico. Nel sistema GNOME c'è una funzione per cui tu puoi collegare un account online di Google, ad esempio, e utilizzare una tecnologia per cui tu monti in una cartella, non fai il sistema virtuale, diciamo così, la risorsa del Google Drive. Ad esempio io clicco qua e a destra mi appare, sempre che sia collegato alla rete, appare il file system del Google Drive del Lug. Da qua posso copiare, cancellare, cambiare, insomma fare le varie operazioni. Ora, se chiedo al sistema di indicarmi qual è il punto di mount di quella risorsa lì, lui me la chiama Google Drive, /, licenza, ecco, non so bene quale sia la tecnologia dietro a questo montare la risorsa, però se questo punto di mount è accessibile al comando rsync, in questo caso non sono sicuro, ma presumo di sì, tu gli dai origine, home dell'utente, tipo non so, /home/macro/documenti, e quella è l'origine, e gli dai la destinazione, il punto del Google Drive, lui sincronizza col comando rsync da un'origine a una destinazione utilizzando quel protocollo di copia lì. Non è un copia e incolla, è ottimizzato perché impacchetti i dati che invia la risorsa, soprattutto via rete, nella maniera più efficiente. Non è che comprime il flusso dei dati come un file gzip, un file zippato, un file compresso che occupa meno spazio, lo comprime per la trasmissione. Questa è la particolarità di rsync. Di fatto io faccio la sincronia da una cartella del computer locale di un disco che non è quello di sistema montato su un punto di mount dentro al mio file system verso il disco esterno che più delle volte mi nella direzione giusta, e quindi ho una sincronia delle cartelle. Un altro strumento simile si chiama SyncFig, se qualcuno mi corregge la pronuncia volentieri, che di cui ha fatto un talk Alessandro Danzo, che non è qua, però è uno strumento simile, funziona via interfaccia web, è simpatico perché è fatto
la configurazione di questo servizio è raggiungibile da, da web su un local host, fa esattamente la stessa cosa, sincronizza due posizioni del file system, questo in particolare in maniera dall'origine al remoto, non locale insomma, sincronizzandolo a periodi, intervalli di tempo o condizioni che succedono, che tu hai definito, tipo voglio che ogni volta che io faccio una modifica su questa porzione del file system venga replicata da quell'altra parte, non ogni minuto, ogni 5 secondi, ogni volta che faccio, ogni volta che si riavvia questo servizio, fa questa sincronia. Personalmente non la adopero, ma Alessandro lo ha testato e funziona molto bene, anche perché ti permette di sincronizzare più destinazioni, cioè mantiene sincronizzate cartelle su file system diversi e anche su apparecchi diversi, anche su un cellulare, volendo, questo qua. Per cui è un backup, sì, è una copia di sicurezza, non è ancora un backup propriamente detto, però sì, è una copia di sicurezza. Vuoi usare questo strumento perché ti è più comodo? Benissimo, ti interessa solo fare la copia di sicurezza della cartella, dei file di testo sui quali stai lavorando? Benissimo, meno acqua, il file di origine è più facile fare il backup. È più difficile invece fare un backup di un intero sistema operativo con programmi installati ogni 5 minuti, perché occuperà diversi giga, c'è poco da fare. Che periferica potrà garantirti di finire il backup prima di doverne iniziare un altro? Non un nastro probabilmente. Ci sono degli strumenti che io ho virgolettato come tradizionali per archiviare, che possono essere usati per fare il backup, che generalmente sono usati per fare backup, tipo tar, che è un comando che io sappia non ha un'interfaccia grafica, però si sa che non so tante cose, quindi può essere, è molto potente e ti permette di, come ho accennato prima, di comprimere in un unico file che tu puoi trasportare su qualsiasi supporto che sia in grado di contenerlo, non so, una chiavetta USB, la struttura di un file system con tutti quanti i dati, comprese le caratteristiche di attributi dei file, tipo proprietario, scrivibile, non scrivibile, i permessi, che gruppi di attributi, e quindi ti consente di spostare facilmente questo genere di dati. Ad esempio, Stefano ha preparato una serie di file che vuole passare a Nicola. Nicola non è che abbia la disco uguale identico a quello di Stefano. Facendo un file tar e passandoglielo da Stefano a Nicola, Nicola è in grado di espandere questo file system all'interno di una cartella. Per file system intendo un sistema organizzato di file, cartelle, che contiene esattamente una copia identica dell'originale, tipo la data di creazione. Se io faccio seleziono delle cartelle con dei file, faccio copia, faccio incolla su un'altra destinazione, quei file lì hanno una data di creazione diversa da quelli originali, per cui tecnicamente sono file diversi. Potrebbe essere che io ho bisogno che questi file non siano alterati in questa maniera, ma che sia mantenuta l'integrità di questi dati di accesso. Per cui TAR fa esattamente questo. È stato scritto, studiato, perfezionato nell'epoca in cui c'erano hard disk che non contenevano un terabyte, ma li contenevano 100 mega, 1 giga. Adesso 1 giga non ce l'abbiamo più neanche come RAM dei cellulari, vuol dire non abbiamo un grande problema a gestire grandi quantità, potenzialmente grandi quantità di dati, anche se la foto di un cellulare con 20 megapixel non può più 200k, ma mega, e quindi va di pari passo che non ci basta mai lo spazio. La prende e infila all'interno di un file
una struttura di cartelle con dei dati che sono gli attributi di file e ti permette di infilarli dentro lì. Fa anche moltissime altre cose, ad esempio costruisce l'indice dei file che contiene. Uno dice, come faccio dell'indice? Ma è abbastanza disarmante la semplicità con cui si può spiegare, nel senso. Benissimo, io ho un backup completo che è il mio tar iniziale e ho bisogno di fare un altro tar che contiene i dati diversi dal primo tar. Non è che posso impazzire a ricostruire l'indice, andare in cerca, segnarmi quali file sono e ricostruirlo, perché sennò come serve un computer, cioè lo devo fare a mano. Nel momento in cui lancio tar, posso dirgli di creare il file sul tarball, il file archivio e un file di indice. Questo file di indice può essere poi redatto in pasto a tar la volta successiva per dire tar controlla cosa è successo a questo file system qua a partire da questo indice qua, quali sono le differenze e comprimimi queste differenze in un altro archivio. Questa cosa qua, adesso che avete visto queste slide fortissime che ho fatto, è un backup incrementale in sostanza. Se lo faccio a partire da un tar intermedio è un backup differenziale piuttosto che incrementale. Nel file di indice è a parte o è integrato? Si può scrivere a parte. Io poi sono andato avanti nelle cose perché non faccio un backup ma solo sincronia di cartelle, per cui si può far concatenare attraverso standard input e output dei vari comandi di Linux e lì è la forza più grande. L'uscita di un programma verso l'ingresso di un altro programma del tipo io non sono sicuro che TAR possa criptare il file e dare una chiave GPG ad esempio, però so che gzip può farlo o un altro programma per comprimere i miei file. Non sono file JPEG, sono dei file di testo .txt, mettiamo, dei file di testo semplici, degli script. Ho 400 milioni di miliardi di file di script piccolissimi che ho bisogno di comprimere in una chiavetta da 1 giga. Prendo TAR, gli do una serie di opzioni che si possono vedere con il comando man, lo concateno con gzip e ho una specie di archivio che mi mantiene tutte le caratteristiche e gli attributi dei file iniziali all'interno di un file TAR contenuto in un file zippato, criptato e protetto da una password, ad esempio. Per cui hai bypassato il problema sicurezza. Ma lì lo vuoi infilare dentro una chiavetta formatata FAT32. Non è che puoi copiare degli attributi di file di file system ext4 su un file system ntfs, perché è diverso. Però poi ti piace il file TAR, quindi puoi usare un disco esterno che adoperi anche con l'autoradio, perché hai dentro 2 tera di mp3 e tu fai viaggi molto lunghi, hai bisogno di quei 2 tera e dentro ci metti anche il backup dei tuoi file, dei tuoi script. Quando lo decomprimerai avrai tutte le caratteristiche, che tipo è un file eseguibile, tipo di proprietà dell'utente questo, per cui è interessante. Qua ho scritto che ignora i link simbolici. In realtà copia il link simbolico, ma non copia il file che il link simbolico lo chiama. Ecco. Adesso sembra detta così, però ad esempio mettiamo che i nostri script li abbiamo copiati dentro la nostra cartella. Qualcuno opera tipo una cartella dentro /home/cicciogato, perché ci piace questo nome qua, però non vogliamo mettere cicciogato come percorso dei file eseguibili all'interno della nostra installazione di Linux, perché non suona tanto bene, non vogliamo sporcare sta cosa. Allora mettiamo gli script nella nostra cartella di cui facciamo backup e all'interno di una posizione del file system che ci è cara, cioè noi lavoriamo lì e vogliamo che il backup sia lì, e mettiamo un link simbolico all'interno del, ma meglio un link simbolico forse,
No, sicuramente meglio un simbolico, all'interno della cartella percorso che il nostro sistema ci propone. Adesso io non mi ricordo la cartella di percorso, però è il patto del due poi dire tu se vuoi. Non fa parte. Sì, non mi viene il nome della cartella. Radice. Sì, radice. No. Il percorso degli eseguibili. Per cui noi abbiamo degli eseguibili messi su un posto che ci è comodo inserire nella copia di backup, nella strategia di backup. Il nostro hard disk dove lavoriamo, che vengono richiamati attraverso link simbolici, è il collegamento, un link, non è il file vero, è solo un punto che richiama un altro punto. Però di cui vogliamo magari poterlo cancellare, appunto, quindi un link simbolico in quel senso lì. Gzip però ignora i link simbolici, nel senso se comprimiamo una cartella dentro un file gzip e quella cartella lì contiene i link simbolici e gli eseguibili stoccati in un altro punto, non stiamo facendo backup degli script, stiamo facendo backup di link che non saranno niente. Per cui forse almeno che non siano aperti sulla stessa macchina dove ci sono. Beh sì certo. Sì. Però potremmo fare degli hard link. Allora l'hard link è quello che spiegava bene Giuseppe, è un link non simbolico a un altro file, tipo è un link che richiama esattamente il contenuto di quel porzione di file system lì. Occupa molto poco, ma se tu gli dici copia questo file qua e mettilo dentro la chiavetta, lui va a copiare il file che richiama, non il link simbolico, va a copiare il file originale. Per cui conoscere il file system, l'architettura del file system Linux era la prima parte delle serate amministrare, quello che è. E aveva lo scopo di essere per prima, perché tutto quello che ci fai dopo è legato a come viene struccata l'informazione dentro il file system. Se tu adoperi bene gli hard link, fai dei backup incrementali utilizzando pochissimo spazio, perché se il tuo hard link richiama tutto il file system di un backup completo e di fianco ci metti dentro quel file archivio tar zippato, protetto, cifrato da password, ci metti anche le differenze rispetto a quel backup lì, hai fatto un backup incrementale che per ripristinarlo ti è sufficiente espandere il file del backup incrementale, il quale si porta dietro gli altri link del backup iniziale. Ora è un casino, nel senso, chi è che lo fa? Io faccio delle sincronie di cartelle e ogni tanto sbaglio pure. Ci sono anche cose un po' più moderne che fanno i backup, tipo Duplicity. Duplicity è più specializzato, diciamo così, è più moderno, consente di fare dei backup criptati, nasce soprattutto per quello, nativamente, nel senso tar non lo fa, tar non cripta il file, per cui tu hai i file di configurazione, tipo non so, l'FS tab, dove hai montato delle risorse Samba contenute in un, dico Samba, ne non è, contenute all'interno del computer, il tuo server, dove citi l'indirizzo IP, il nome utente e la password, perché sennò come fa a montarle. Quel file lì è dentro un tuo backup, dentro un tar che non è protetto da una cifratura. Basta prendere il backup, le comprimo da una parte, guardate che c'è scritto il tar, e sanno l'IP, che non malintenzionato sa l'IP, la password, l'utente, si monta le risorse, te le cancella, le sostituisce, ti fotte il disco e sei a posto. E magari dentro il disco avevi le foto delle vacanze e chi se ne frega. Ma magari avevi dei dati dei clienti, sei responsabile di quei dati lì. E come aveva scritto il PIN di un cliente, penso che tu abbia il PIN
su un foglio e lo lascio sopra una scrivania. Ok, è un reato anche solo guardare quel foglio dentro quella scrivania, ma non è che ti puoi tanto fidare del fatto che la gente malintenzionata sia. Certamente poi un'esagerazione di paranoia ti comporta ad avere. Fai il sistema criptato di cui non ricordi la password, quindi tant'è. Quindi Duplicity ha in particolare utilizzato le chiavi GPG per cifrare questi archivi. Ha una serie di opzioni anche lui, come tutto il resto nel mondo Linux. Non sono sicuro di averlo installato su questo computer. Non l'ho installato. Lo installiamo. Non faccio apt-get perché non è questo. Anche se non si può non aver installato. È un piccolo file, tutto sommato, un piccolo programma, non sono cose che occupano molto spazio. 7 mega. 7 mega rispetto a. Vabbè, occupa un po' di spazio. E tagliate le risposte in inglese alla domanda in italiano, non importa. Duplicity è da riga di comando, però da qualche tempo a questa parte esiste una cosa, una GUI in sostanza è un programma che utilizza questa tecnologia per consentirti di cliccare le cartelle, dire dove metterle, mettere la password e dire ok, fallo ogni giorno a tal ora. Quindi hai appena impostato un backup incrementale, perché te lo fai incrementale, con poche cose. Il manuale di Duplicity è sì. Forse sarebbe interessante dire che quella cosa grafica è il programma di ragazzi del mondo. Esatto, ma lo facevo vedere. Sì, no, ma è vero. L'ho scoperto perché. Ma cos'è sta cosa quella cassaforte come logo? Come mai è la cassaforte? Perché metti al sicuro i tuoi dati, è esattamente quello che vuoi fare. Duplicity ha un'interfaccia da riga di comando, ma sinceramente comporterebbe saper tante cose, ovviamente la riga di comando, la possibilità di integrare comandi che escono nell'ingresso di altri comandi, concatenarli, filtrarli con degli script che sono sostanzialmente un linguaggio di programmazione, ma ti permettono di fare cose molto interessanti. Tipo a me è capitato di dire devo convertire una serie di file audio non MP3 in MP3 perché ho bisogno di quella cosa lì, però non è che voglio andare dentro ogni cartella, converti, oppure richiamare il programma Sound Converter, che è un'interfaccia grafica, perché quel file lì comporterebbe un'elaborazione in parallelo di tutti quanti questi file, per cui la data di creazione dei file si può dire si merda nel file system, e hai una serie di file che non sono consecutivi, tipo devi mettere i file dentro una chiavetta USB da infilare nel maledetto lettore della macchina che legge solo gli MP3 e ti ritrovi un file system incasinato da morire dove non c'è neanche un album e comincia con la traccia 1, ma sempre con quel cavolo che succede quando viene creato il file. Allora tu fai uno script che va in cerca di tutti i file su cui hai deciso quali sono, tipo .flat piuttosto che qualche altra roba, ne prende i tag, le etichette sul tipo l'autore, il titolo, la traccia, qualsiasi altra roba, li utilizza nella rinominatura di un file o da impasto a un programma che gestisce la strada attraverso l'MP3 e genera una serie di file in sequenza. Mantenendo i file, mantenendo il tag. Per cui le serate saranno sempre un po' così scassamente, nel senso non è che siamo fanatici di terminale, a parte lui, non sto spiegando, però perché tutto sommato è il 2018, abbiamo le interfacce grafiche, i touchscreen dell'automobile, perché non abbiamo più un CD dentro un'automobile ma c'è la chiavetta, cioè è più moderno avere un'interfaccia grafica. Quindi, come ha detto Andrea poco fa, in verità Duplicity ha una sua interfaccia grafica che è per default installata in Ubuntu,
non lo è dentro Fedora di installarla apposta, è un programma che si chiama DigiAdatto che utilizza in abbinata la tecnologia legata ad Uplicity e RSync, che è quel programma che sincronizza un'origine con una destinazione in sostanza, ottimizzando la trasmissione di dati all'interno di una rete soprattutto. La particolarità è che è facilissimo da usare, nel senso, di nuovo, non sono sicuro, l'ho installato su un fisso, ma non si lo faccio vedere così. Déjà vu. È molto semplice, gli dici dove sono i file che, di cui voglio fare il backup, dove sono le cartelle, dove le vuoi mettere, qual è la chiave di cifratura, ogni quanto vuoi farlo o che giorno, che ora vuoi farlo, basta. Una particolarità è che puoi fare il backup, insomma, questa cosa dicendo che la destinazione è ad esempio un account Google, un Google Drive. Quindi non hai bisogno di avere un server a casa dentro il quale gira un servizio o Samba, in FS, configurarlo, che sia raggiungibile, metti un IP statico oppure un servizio che ti mascheri l'IP in modo che ti sembri statico. Tutte queste caratteristiche non sono necessarie, utilizzi il backup, lo puoi ripristinare in un punto che ti interessa, possono essere dati, può essere il sistema, può essere l'intero file system se vuoi. Potrebbe anche uscire dal file system montando le risorse che sono richiamate dentro il file system perché usa RSync e quindi RSync. Ecco, forse non lo può fare interfaccia grafica, ma. Per cui questo è il programma, questo chiudo questa cosa qua. È piccolo, è questa interfaccia, gli dici quali sono le cartelle da salvare, lui ti propone la cartella home, io non ho nessun dato dentro la cartella home, ho una cartella dati che in verità è un secondo disco dentro al mio computer, posso decidere di fare il backup di tutto il disco o solo di questa cartella, dico ok, aggiungi la cartella, ah no, scusa, aggiungi. Lui adesso ha deciso, gli ho impostato che la cartella slash MNT, che è un punto di mount che ho deciso di fare così dentro il mio computer, slash dati, slash quella cosa lì, sia contenuta nel mio backup, ma posso aggiungerne altre, tipo la cartella dentro Silicon Linux, che è questo disco esterno qua, per cui non è dentro il file system, è fuori, cioè è dentro il file system perché è montato, ma. E posso decidere di avere la cartella, che so, account, dove non protetti da cifratura ci sono i dati di account, adesso l'ho detto, e quindi domani vado a criptare l'hard disk. Posso anche decidere quali cartelle voglio ignorare, tipo se decido che il backup è dell'intero file system, ma voglio montare, inserire nel backup anche la cartella dev, perché intanto è un virtual file system contenente l'hardware, il device, e non ha senso contenerla nel backup. La posso richiamare qua, adesso io qua non dico niente, posizione di archiviazione, posso decidere, ad esempio, lui propone alcuni servizi, adesso lì si vede l'ufficienza che ho su gmail.com perché ho impostato dentro questo computer anche l'account Gmail dell'UG, dentro il mio account Gmail, oppure nel Nextcloud che è un fork di OutCloud, in un server di rete o in una cartella locale che magari, che so, è una chiavetta, è un altro hard disk, è un hard disk esterno, un hard disk interno, qualsiasi punto. Posso pianificare il backup e dire che è automatico, cioè il demone di DigiLab, che è il programma che si occupa di monitorare origine e destinazione, terrà d'occhio origine e destinazione e le
sincronizzerà, diciamo, non è che fa il sincronia con backup. Fa tipo ogni giorno, ogni settimana, mantieni per sempre, per un anno, per sei mesi. Ecco, questo mantieni per sempre vuol dire che il programma non dà una scadenza al backup, alle immagini incrementali di questi backup che fai ogni e hai deciso ogni giorno. Tu, a partire dal momento in cui lo fai avviare, lui farà un backup ogni giorno pianificato delle cartelle che hai deciso nella destinazione che gli hai dato. Se tu non gli dici niente, lui li mantiene lì per sempre, cioè non va a cancellare mai i backup precedenti. Può anche essere che nel tuo disco da 5 tera a un certo punto non hai più spazio. Quindi decidi che invece di mantenerle per sempre, le mantiene per un anno, per sei mesi, per quello che è. È una delle caratteristiche che dovresti, si dovrebbe pianificare quando uno a tavolino decide come fare il backup, cioè dove, quando, di cosa, ogni quanto, per quanto tempo devo tenere il backup, mi interessa di avere uno stato del file system ogni giorno, voglio recuperare il file del 16 giugno dell'84, se ho i backup incrementali da allora, vabbè, vai quel giorno lì, tiri fuori quel file, il giorno dopo l'avevi cancellato, non importa, hai quello del giorno prima. Però ovviamente occupano spazio. Ecco, lui l'hai pianificato, basta, prende e va. C'è questo tasto on o off che è sì, il programma attivo oppure no. Se è attivo lui rimarrà lì acceso, quando accende il computer si accende, vede che è ora di fare il backup, fa il backup. E questo fa anche la criptazione con il campo. E cripta il file, adesso io non l'ho impostato ma... scusate. Attivi e disattivi mantieni sempre le stesse impostazioni, le ultime impostazioni fatte. Sì, sì, certo, se no... Sì, no, se no... Ad esempio qua l'ho messo due volte, sbagliato. Sì, cripta con una chiave CPG che in questo momento non so come si fa, ecco qua. Non mi ricordo. Credo che quando parte fa un CPG e poi tu la mantieni in due file. E per il ripristino? Questo strumento, all'interno di questo strumento di DejaDAP, tu ti troverai. Adesso qua non ce n'è neanche uno perché io non ho adoperato questo. Troverai una serie di punti di backup, punti incrementali di backup, dici io quel giorno lì, schiacci lì, gli dici ripristina, lui lo ripristina nella destinazione che era la destinazione di quel backup lì. Sì, ovviamente DejaDAP è un'interfaccia grafica, come quasi tutte le interfacce grafiche, non ha tutte le opzioni che ha l'interfaccia non grafica, cioè la riga del comando. Quindi sì, nella riga di comando puoi andare oltre questa configurazione, creare uno script che fa una serie di cose più. Può andare bene per l'utente medio. Sì, sì, questo è uno strumento che. Perché l'importanza, insomma, comunque è salvare in. Come ha detto Andrea, è installato in default su Ubuntu. Sì. Per cui non è tanto male, nel senso. Si può fare anche un backup della root, cioè nel senso partire da root. Sì, però non lo sovrascriverà nella root, perché sennò. Probabilmente se tu lo fai normale, puoi fare invece la root. Ah, sì. Fai il sistema di cuore. Sì, dovresti lanciarlo da root. No, sto guardando, cioè guardandolo. Dovresti lanciarlo da root, allora se tu invece lo imposti come root da la riga del comando,
Puoi un attimo manipolarli più. Nel caso dovessi fare il ripristino dell'impostato delle password, che lui mi ha chiesto prima di impostare la password, anche ad ogni singolo file sì. Andrà sempre a chiedermi quella password, il ripristino di ogni cosa. Sì, beh, su computer sì. Sembra una cosa è ovvio, su però. Su computer puoi modificarla con il tempo. Tipo se inizia proprio il ripristino, puoi dire, finché non faccio logout, non ho ripristino la password. Però quello di sera, è un bello strumento, insomma. Sì, comodo. Poi io ho dato un'occhiata ad alcuni script che, così, perché mi incuriosiva la capacità di Stefano di fare gli script, però no, ti sto prendendo in giro, sì, ma non tanto. No, nel senso che sul serio, io dicevo, gli script, metti lì, fai gli script. In verità è lì dove puoi, a tavolino, non è che dici, faccio lo script e vai, schiacci il bottone e va. Cioè, devi aver coscienza di cosa fai, con che strumento, quali sono le caratteristiche, perché sono quelle caratteristiche lì, provare, a un certo punto dopo un po' di prove a riuscire, dopo ti dimenticherai più o meno, perché se non fai tutti i giorni script è difficile, insomma. Io ad esempio ho trovato un paio di articoli, non so se posso applicarli, sì, insomma non è una. Per cui, insomma, c'erano delle, ho fatto su internet degli script e gli ho dato un'occhiata, alcuni di questi li ho anche provati, non ho fatto danni al computer perché funzionavano, comunque era interessante vedere come su alcuni, a partire da alcuni strumenti base si riesca a impostare dei backup anche incrementali, anche differenziali, con strumenti che concatenati insieme riescono a individuare di cosa fare lo script, di cosa fare il backup, ovviamente sei tu che imposti tutte queste cose, quindi bisogna che sai cosa sia un cancelletto, punto esclamativo, slash bin, cioè. E quindi, però non è così difficile. Io ho fatto questi script, ho alterato script già esistenti mettendo a posto solo due o tre cose di alcuni script e funzionano. Ad esempio, questo è uno script che una volta messo nella vostra cartella e reso eseguibile, lo lanciate come fosse un programma, potreste associarlo alla pressione di un particolare tasto o combinazione di tasti, così che ogni volta che vi sbagliate lanciate uno script male, non configurato, fate un casino, succede, cioè, succede. Ho detto su Corel Draw. Ecco. Ad esempio questo script dice benissimo, definisco una variabile, la variabile è mia mail, l'ha chiamata così, potrei chiamarla in un'altra maniera, e definisce un'email. Questo perché lo script poi invierà un'email, questo script invia un'email al tizio per notificare se lo script, se quell'azione è andata bene o no. Lui ha chiamato dir snar, è la directory di destinazione, sorgenti era directory di cui fare il backup, l'ha chiamata così. Poi ovviamente quando voi fate questo genere di script, questa cartella non è che dovete lasciare quel nome lì, dovete mettere la vostra cartella, dove volete mettere voi il backup, perché se no lui va a fare una backup di una cartella che si chiama directory slash da slash backupare, non trova niente, e voi pensate di aver fatto il backup, invece è una coglionata, come dire, no? Pari che quella fare il backup dal senso contrario, che succede e dici no, non succederà mai più, poi succede la seconda volta e dici no, non può succedere ancora, non è più successo, però una serie di opzioni, ad esempio date è una, lui l'ha chiamata, potevamo chiamarla Stefano, uguale, virgolette, date, eccetera, date è un comando, se voi andate a vedere dentro al manuale di date, è un comando di Linux che vi dà una serie di opzioni, per cui all'interno di questo script è richiamato questo comando che dirà, cioè ogni volta che lo script chiama date, richiamerà il comando date e metterà queste opzioni qua. Cosa vuol dire? Che mette l'anno, il giorno, non so se quello B, forse
Non ricordo, possiamo benissimo vedere. Meno A è, scusate, questo A è il nome del giorno. Ad esempio, quindi restituirà una stringa, scrive un testo. Questo comando qua scrive un testo che contiene che giorno è, che data, che ora, che per un backup è fondamentale perché userà tutti questi dati qua per confrontare le cose. E la prima cosa che gli dice quindi è la directory dove fare il backup, la directory originale, destinazione, la data, cioè lo script identificherà la data. E poi un'altra variabile fa il backup uguale e dà un percorso di dove scrivere questa cosa. E la prima cosa sarà questa, cancello file log, e il cancelletto negli script indica un testo, una nota, come dire adesso faccio lanciare questa cosa e succede questa cosa qua. È una nota, potrebbe non esistere sta riga, è incasinabile addirittura. Insomma, fa una serie di opzioni per cui prima cancella il file di log. Il file di log è quella cosa che vi dice cosa ha fatto il comando, qual è stato il risultato del comando. Non è il backup. Poi crea l'archivio incrementale, fa un comando che si chiama tar zcpf, è una serie di opzioni di tar dove z significa che comprimerà il backup con gzip, lo deve dare all'inizio, sennò tar non saprà di richiamare. Quella z lì è apro gzip e faccio tutta questa cosa dentro gzip. C è creo il backup, P non mi ricordo, ma possiamo vedere, quindi man tar, anzi potrei fare una cosa imparata da Stefano, forse posso fare un grab sul man così. Ah, non basta un po' un inserimento. Ah, posso vedere, sì. Qui. Ah, beh, ma è una stronzata, scusa. No, fai un disegno. Sì, sì. Fai un flash. No, vabbè. Flash. Comunque ce l'ho qua. Flash. Ok, scrivi qui. Sì, però avevo pensato che ci saranno un sacco di P dentro questo manuale, per cui non solo il comando. È meno P, sì, così sì. Meno P, slash meno P. Ehi. Slash meno P. Ok. Eccolo qua. P significa che mantiene i permessi, tipo lettura, scrittura, utente, eccetera. È un'opzione. Abbiamo visto Z comprime, C crea file, P mantiene i permessi e F, se non sbaglio, è ricorsivo. Perché sennò non ha significato. Ricorsivo vuol dire che dal vostro punto iniziale di backup scende verso tutto il tipo, avete, non so, la cartella lavori di Stefano, lavori Nicola, lavori, lui copia tutte queste cose, perché sennò vi trovate un backup di solo un pezzettino. Fa questo file backup e insieme ci mette anche il file listed incremental, vuol dire che farà un file di testo contenente l'elenco dei file incrementali, l'elenco dei file contenuti nel file tar. Fa l'indice, quell'indice lì vi serve dopo per dire a tar fa un'altra di queste cose, ma confrontale a questo indice e fa solo la differenza. Ecco, ora lo script è relativamente lungo, ma vi consente, una volta lanciato, di automatizzare alcune cose del tipo cancello file di log, cancello l'indice, ne crea uno nuovo, oppure ce n'era un altro che copiava l'indice, gli cambiava il nome, metteva dentro le differenze, faceva dei file, degli hard link all'interno del secondo coso e del secondo lutare, quindi vanno tutti quanti ovviamente studiati sti script.
ho visto un altro che utilizza sempre TAR, ad esempio, per fare un backup incrementale, perché l'incrementale è il backup completo e poi solo le differenze da quel backup completo. Se fate sempre backup completi non è una cosa brutta, però occuperà un sacco di spazio ogni volta che fate backup. Avete una quantità infinita di spazio, fate backup completo ogni volta, sempre che da un momento di, cioè dal primo momento di backup al secondo momento di backup, il primo backup sia finito. Non fatelo ogni secondo, se ci mette 5 minuti, se no fate un backup ogni secondo di una cosa che non ha finito e avete niente dentro ogni volta. Interrotto, rotto, non funziona, quindi è inutile. Questo genere di script trovati vanno ovviamente letti un sacco. Uno di questi era anche sbagliato, c'era l'opzione Unix invece che Linux, per cui non c'era il meno davanti o c'era... per cui vanno un attimo letti, pianificati, deciso bene cosa fare, quando, perché... C'è modo di avere diciamo un comando che controlli se il backup è andato a buon fine, cioè se è integrale, se è veramente utilitario oppure no? Sì, ci sono varie maniere, nel senso, quella più stupida è lo ripristino in un altro punto e lo confondo con l'originale. Con l'MDC? Sì, si può fare quella cosa lì. Impiegherà tempo, ovviamente. Ad esempio, Clonezilla, che non è l'ultimo arrivato. Sì, e non è la cosa che serve per copiarti i dati che hai modificato quest'ora. Lui fa un'immagine del disco, poi la verifica se è ripristinabile. Se per qualsiasi motivo non è ripristinabile, lo devo segnare in maniera assurda, perché avere un backup non ripristinabile è peggio di avere un backup, perché tu pensi di essere a posto e invece non lo sei. Poi, per carità, ci sono varie cose. Altre soluzioni io ho chiamato personalizzate, nel senso che vanno scritte a tavolino sul proprio scopo di backup. C'è un altro comando che si chiama rsnapshot, che fa questa cosa qua, lo snapshot. Lo snapshot è una foto letteralmente della vostra porzione di file system, e utilizza sia rsync che, cioè no, rsnapshot fa questa fotografia di questo file system. Per fare che questa sia un backup succede questo, cioè potreste fare questo. Fare la foto del vostro file system, porzione, i dati, le vostre cose, e poi usare gli hard link di quel dato lì come file di destinazione di un nuovo snapshot all'interno di un TAR, magari, se volete, che vi consente di dire: benissimo, io ho delle cartelle a quel tempo lì, ho lunedì, martedì, mercoledì, ho delle cartelle dove ho fatto i backup, mettiamo che le avete chiamate in tempo. Lunedì avete il vostro elenco di file, navigate le cartelle, a posto, benissimo. Martedì, stesso elenco di file, richiamano gli stessi nomi, le cose, a parte le differenze. In verità, quelli che non sono identici, cioè quelli che sono identici tra lunedì e martedì, non sono in martedì veri file, ma sono hard link ai file del lunedì. In questa maniera vi consente di facilitare il recupero, ad esempio, come avevamo visto con Digidator, di una versione di un file in quella data giorno. Navigate una serie di cartelle, voi pensate di avere un file system da 1 terabyte all'inizio, poi le differenze magari sono in meno, avete cancellato cose, sono 900 giga, e vi trovate 1 tera più a 900 giga più altri 1 tera, più una serie di modifiche. In verità avete solo le differenze nelle cartelle successive, nonostante vedete tutti i file, sono degli hard link, si vede da come fa il sistema di core. Anche questo aveva applicato la sua strategia di backup, che utilizza lo strumento rsync più rsnapshot, per rsnapshot fare lo snapshot del file system e rsync per fare la copia differenziale di quelle cose lì. Più o meno comodi, più o meno personalizzabili.
Ada Snapshot è un'evoluzione a partire da script di rsync per dove potete configurare i file di configurazione di questo programma che vengono anche citati all'interno di questo articolo. Ad esempio questo è una porzione del file di configurazione di Ada Snapshot dove ci sono delle note che vi dicono qui sotto mettete la cartella di cui volete fare backup o le cartelle o insieme di cartelle, magari una di queste cartelle è un file system remoto, va bene? Basta che sia gestito dal vostro sistema, cioè. È in inglese, però tutto sommato comprensibile. All'interno di questo articolo poi magari nel sito mettiamo questi link qua e anche le slide. È interessante se uno volesse fare questa cosa, avere un punto di partenza per la configurazione di queste cose. Ovviamente è noiosissima sta cosa, fare un backup è una delle robe più noiose. Cosa serve fare backup? È una perdita del tempo, non state creando il vostro file di output, che so, Stefano fa gli script, Alessandro fa le immagini delle live, Martina fa le lezioni d'inglese, Mauro prepara le sue cose, Nicola fa modifica le foto, Dario fa quello che vuole. È noioso fare backup, per cui per quello ci va perso del tempo all'inizio, compreso perché fa cosa e dove lo fa, avere il controllo di questa cosa qua e poi lanciarlo. Io non faccio un backup, faccio le sincronie delle immagini e ogni tanto sbaglio. E infatti mi sono talmente interessato al backup dopo aver letto quelle righe di questo librone che è rilasciato sotto Creative Commons, per cui io ho chiesto al Simone Riccardi l'autorizzazione ad operarlo, a pubblicizzarlo. Lui ovviamente mi ha detto che non occorreva che tu me la chiedessi. Io ho fatto, lo so, ma forse ti fa piacere sapere che lo farò. E infatti gli ha fatto piacere tanto che noi abbiamo la versione del 18 gennaio che non c'è ancora fuori. Sì. È lo stesso numero di pagine, non sono neanche sicuro che sia veramente un'altra versione. Quindi, tirando le somme, la nostra copia di sicurezza è cosa, dove, quando farla, come farla, è uno degli ultimi passaggi. Certo che se sappiamo che esistono gli altri link che si possono fare in quella maniera lì, potremmo addirittura pensare di scrivere il nostro script a partire da questa cosa. Vogliamo che sia criptata, perché vogliamo che sia criptata? Usiamo uno strumento per criptare qualcosa che abbiamo fatto con un altro strumento. Per cui l'idea era di incuriosire i partecipanti, spaventando con tutta questa noia il fatto di avere la necessità di fare dei backup, e il migliore augurio è non aver bisogno di fare un backup, di ripristinare un backup, perché se succede vuol dire che è successo qualcosa, che magari un terremoto, un'inondazione, un incendio, come avevo citato prima. Volevo inserire anche l'epidemia zombie, ma pareva vagamente ad esagerare, però. Dove lo trovate? Ecco, ad esempio, mettiamo che voi avete il vostro NAS, il vostro scatolotto con i dati, in cantina, e la cantina si allaga. Magari quello lì era il posto dove fate il backup. Allora vi servono due posti. Mettiamo che il secondo posto va a fuoco, il primo si inonda, se magari allora 3 posti, 5, 10. C'è anche Lourdes. Sì, se stendi all'infinito non c'è niente di sicuro. Però insomma, oltre la paranoia. Secondo me è questa, anche stasera, come è stato detto più volte, deve entrare nel pensiero comune che il backup dovrebbe diventare come la cosa normale, come l'installazione del sistema operativo, il backup, poi un computer te lo devi fare, insomma. Sì, tanto per ricitare Andrea che si incazzerà a morire, mi spero di no. Cioè, tecnicamente, nella sua serata sul recupero dei dati, ha detto che è la cosa più facile del mondo recuperare i dati, li recuperi dal backup,
ti dicono, mi è successo, ti dicono devo recuperare i dati perché li ho cancellati per sbaglio, allora è attività umana di tipo 1 o 2, di tipo 2, cioè nel senso hai fatto una cazzata, devi recuperare i dati, benissimo. Ah, ma io non ho un backup. Vabbè, ma se erano veramente importanti quegli dati lì, dovresti sapere che esiste questa cosa che puoi fare, che si chiama backup, che è stranoiosa come questa serata, perché in verità non ho nessun dubbio sul backup. Però ecco, esiste, si può fare, ci sono strumenti comodi su Linux, nel senso che sono già lì, sono sempre stati lì, sono sempre lì. Ci sono su tutti i Linux, nel senso non dipendono dalla distribuzione. VegetApp è per default installato su Ubuntu, ma c'è anche su tutte le altre distribuzioni. Magari RSync, no scusa. Quella che ha detto Google Sandro, non mi ricordo. Time Shift è licenza GPL, per cui virtualmente su qualsiasi distribuzione. Non c'è precompilato su Fedora, per esempio, ma su Ubuntu sì. Però vabbè, lo troverai fuori da qualche altra parte, lo installi e funziona. L'importante è sì, l'importante è non aver bisogno del backup. Però succede e quindi farlo non è male. Serata aveva questo scopo, dire benissimo, abbiamo visto il file system e le particolarità, ad esempio, sono gli hard link, a cosa servono? A me è venuto in mente, caspita, posso farci un backup occupando niente, tra una differenza e l'altra, occupando poco spazio nella incrementalità del backup. Ecco, per cui ecco, vi ho annoiato abbastanza, si potrebbe tornare molte volte su molti di questi strumenti e sulla concatenazione di questi strumenti, ma farò fare a Stefano, che con grato animo ci terrà. Sì. Ecco, basta, ho annoiato abbastanza.